Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con il nostro podcast della settimana appena trascorsa, dal lunedì 14 marzo a venerdì 18 marzo, quindi oggi siamo al 19 marzo. Apple che ha il monopolio, diciamo, fra virgolette, delle news, in quanto lunedì ci sarà l'evento dedicato ad iPhone 5 SE ed iPad Pro da 9,7 pollici. Evento che noi seguiremo con il nostro classico live blog. Vi invitiamo a seguirci. Noi partiremo lunedì dalle 17:30, quindi collegatevi su Tech Different per vedere appunto in tempo reale tutte le presentazioni e novità che Apple ha da mostrarci, anche se sappiamo già tramite i nostri articoli, bene o male, abbiamo già individuato un po' le specifiche dei due dispositivi che verranno presentati. Parliamo ancora di iPad Pro da 9,7 pollici un attimino. Vi invito a leggere l'articolo riguardante il prezzo, che in America sarà di 599 dollari, in Italia dovrebbe essere 599 euro, però non si sa perché. Sappiamo tutti che in Italia Apple aumenta un po' i prezzi, un po' per l'IVA, però tra virgolette, diciamo. Proseguiamo le news della settimana, news più interessanti, con la recensione del monitor Philips, un monitor davvero interessante. Vi invito dunque a leggere la nostra recensione, come vi invito anche a leggere la recensione e anche visitare il nostro canale YouTube per quanto riguarda la recensione del tavolo Scared Stiff di Elvira dell'azienda Pinball Arcade, che ci propone tantissimi tavoli e una specie di Amarcord, tavoli riprodotti molto fedelmente graficamente anche per quanto riguarda le animazioni, le musiche e quant'altro. Quindi vi invito a leggere appunto, leggere e vedere la nostra recensione, nonché anche tutti gli altri video che abbiamo sul canale YouTube, che sono tantissimi. Avrete modo di scartabellare un po' tutti i nostri video. Infine, vorrei parlare di sicurezza, un tema molto importante, e una cosa molto interessante è venuta a galla tramite un test di Kaspersky Lab, che ha chiesto agli utenti se sono protetti dai cybercriminali o dalle minacce tramite soprattutto applicazioni. Infatti, Kaspersky ha scoperto che i consumatori tendono ad installare applicazioni sui propri dispositivi, non leggendo neanche la licenza di utilizzo. E infatti, come dice Kaspersky, uno sconcertante 63% degli utenti non legge il contratto di licenza prima di installare un'applicazione. Questa è una cosa molto grave, perché appunto sarebbe da leggere soprattutto le normative sulla privacy di ogni applicazione, perché abbiamo purtroppo tantissime applicazioni anche famose che violano in pratica quasi tutta la nostra privacy. Quindi vi invito a leggere l'articolo, che è un approfondimento dove anche vengono stilate alcune regole appunto da parte di Kaspersky per stare al riparo da queste applicazioni che portano appunto la violazione della privacy, nonché virus o malware, soprattutto su Android, ma anche su iOS. Fate attenzione. Bene, io concludo qua. Questo è il succo della settimana, però ovviamente ci sono tantissimi altri articoli che abbiamo pubblicato durante la settimana. Vi invito ad andare sul nostro sito logicamente e guardare un po' tutti gli articoli. Sono tutti interessanti e ce ne sono alcuni particolarmente dedicati anche a livello business, che meritano un colpo d'occhio quantomeno, per vedere anche come si evolve la tecnologia in ambito business. Vi ringrazio per la cortese attenzione, continuate a seguirci, buona giornata e buon weekend. Ciao!